Città di Hameln, in Germania. Era una città molto graziosa, ma aveva due grossi difetti. I suoi cittadini erano molto avari e le sue cantine piene di topi. I topi diventavano tanti e tanti che non era più possibile vivere nella città. Era una vita beata la loro. Ce n'erano di tutti i tipi: topi, topini, ratti, rattoni, e per tutti c'era da mangiare, nei granai, nelle cucine, dove c'erano molte forme di formaggio. I poveri cittadini, non sapendo più che fare, si rivolsero al loro sindaco, ma anche quello più che dire. Cercherò, farò, non so. Non faceva, ma ecco che una mattina comparve in città un ometto minuto tutto Ometto brio. minuto tutto brio e allegria che disse al sindaco: Io vi libererò dai topi, ma voglio in cambio 1.000 monete d'oro. Al sindaco la richiesta non parve esagerata e promise la ricompensa, scambiando con l'ometto una bella stretta di mano. L'ometto allora prese da un sacchetto che portava a tracolla un piffero e diede due o tre zufolate. Subito i topi, nascosti qua e là, balzarono fuori e quando l'uomo uscì lo seguirono. Il pifferaio continuò a suonare in strada e nugoli di topi lo seguirono squittendo felici. Prometteva la musica che li attraeva e li affascinava. E la marcia trionfale del suonatore continuò. Da tutte le case uscivano a centinaia topi di tutte le dimensioni, di tutte le età. E la gente, affacciata alle finestre, Se ne vanno! Ma è possibile? Ah, che il cielo sia benedetto! Finalmente, quando tutti i topi della città furono riuniti dietro a lui, il suonatore si avviò verso il fiume e le bestiole dietro, sempre più affascinate dalla musica magica. Il pifferaio entrò ad un tratto nell'acqua e quelli ancora dietro. Avanzò ancora finché fu immerso fino al collo e i topi lo seguirono incantati e fiduciosi. Egli allora si fermò in mezzo alla corrente e seguitò a suonare. I topi per un po' nuotarono, ma poi finirono per annegare tutti, nessuno escluso. Allora il suonatore uscì dal fiume, si scrollò l'acqua di dosso e si recò dal sindaco per ricevere la dovuta ricompensa. Il sindaco, come lo vide entrare, arricciò il naso e gli chiese: E che vuoi tu? Essere pagato per tutto quello che ho fatto per la città! 1.000 monete d'oro per aver suonato il piffero per poco più di un'ora. Senza di me i topi avrebbero distrutto le vostre case. Ebbene, io non ti do niente. Chiedi ai cittadini se sono del tuo parere. Il sindaco si affacciò al balconcino del municipio e chiese ai concittadini quel che doveva fare e tutti furono d'accordo con lui, da quegli avaracci che erano. Il pifferaio, allora amareggiato e molto arrabbiato, minacciò: Vi pentirete! Oh, se vi pentirete di quello che mi fate! Uscì in strada ed eseguì una scala col flauto soffiando a tutte gote, poi, aiutandosi con le agili dita, emise dolcissimi suoni. Tosto si videro teste di bambini guardare giù dalle finestre, volgersi verso il pifferaio, poi un ragazzino uscì dalla casa e guardò con entusiasmo l'uomo che suonava. A lui si unirono due, tre compagni e tutti guardavano come affascinati il suonatore. E questi non smise di suonare, anzi, la sua musica diventò più dolce e persuasiva e la schiera ingrossava sempre di più e tutti i componenti erano felici e ridevano e tenendosi per mano cantavano seguendo sempre più affrettatamente il pifferaio.
Ed ecco i genitori rincorrere quella schiera di gioiosi figlioli che se ne andavano con l'omino così, come i topi, che lo avevano seguito sino alla morte. Non andate con lui! Tornate, per carità! Gridavano disperate i padri e le madri. Il sindaco, chiuso nelle sue stanze, si strappava disperato i capelli. Il suonatore e i bambini giunsero così a metà montagna. Al suono del piffero, questa si aprì. E tutti, pifferaio in testa, entrarono nella fenditura che si richiuse ermeticamente dietro di loro. Ne restò fuori solo uno zoppetto, che non era riuscito a camminare veloce come i compagni. I cittadini, che giunsero sul luogo dopo qualche tempo, lo trovarono là, che piangeva, disperato per non aver potuto raggiungere i suoi amici. Dei bambini non c'era più traccia, e nessuno seppe mai ciò che ne fosse stato.